Bene, allora passiamo all'ultima, Lorenzo Bianconi, che ci parla dell'utile e del bello delle convenzioni, quindi nel arduo tema della forma dell'opera, nel melodramma italiano. Sì. Innanzitutto ringrazio l'Accademia e Giorgio Pestelli per avermi voluto invitare. Non ho portato un testo scritto, non ho portato un PowerPoint, invoco l'indulgenza del pubblico. Farò pochi commenti che hanno un'attinenza diretta al bel libro di Paolo Gallarati, Verdi ritrovato, che peraltro ho già avuto il piacere di presentare a Bologna in presenza dell'autore. Giorgio Pestelli, nell'introdurre il pomeriggio, ha già intavolato i termini della questione, della sola questione che posso seriamente sfiorare, toccare in questa circostanza, ovvero sia la questione delle convenzioni che governano il teatro d'opera, il teatro musicale. Non è una questione secondaria. Io credo che ogni forma d'arte si fondi su un sistema di convenzioni. Convenzione è una parola che gode di cattiva stampa nell'estetica, viene considerata un freno o un impedimento alla originalità, una zavorra per l'ideazione, per la intuizione. Questo è logico all'interno di una concezione dell'estetica, per l'appunto basata sul principio della originalità. Convenzione è un termine innanzitutto giuridico. Convenzione designa un patto stipulato di comune accordo tra due contraenti e in una forma d'arte, soprattutto in una forma d'arte così spudoratamente, direi, pubblica come il teatro, la convenzione è stipulata tra l'autore e il destinatario, tra il palcoscenico e la platea, la sala teatrale, tra tutti gli operatori addetti alla produzione e alla emissione del messaggio e per l'appunto i loro destinatari. E titolari della convenzione sono entrambe le parti coinvolte. Ogni forma di produzione artistica ha bisogno di limiti, ha bisogno di darsi delle regole con cui e su cui lavorare. Racine scrive tragedie terrificanti dove succedono cose spaventose per l'animo umano, rigorosamente scritte dall'inizio alla fine in distici di alessandrini a rima baciata di volta in volta femminile e poi maschile, con emuet, senza emuet, con, senza, una camicia di forza spaventosa, una camicia di forza necessaria perché il tumulto dell'animo umano e le rovinose vicende che vengono narrate possano trovare il filtro poderoso della poesia che le rende tangibili e le rende così impressionanti. Il teatro d'opera è pieno di convenzioni. Nell'opera del Settecento voi avete sperimentato l'incoronazione di Dario, di Vivaldi, poche settimane fa al Teatro Regio. Si basa su una sequela di recitativi ed arie, recitativi ed arie, recitativi ed arie. E le arie sono tutte, quasi tutte, rare eccezioni, arie col da capo. C'è un proverbio inglese che dice «When all you own is a hammer, every problem starts looking like a nail». Se l'unico attrezzo di cui disponete è un martello,
ogni problema comincerà a sembrarvi o finirà per sembrarvi un chiodo. Con un calembour che in italiano non si può rendere, la lingua inglese in questo è privilegiata, nail significa sia chiodo sia unghia. Con quel martello si possono battere i chiodi, ma ci si possono anche dare delle martellate sulle unghie. Se ciò di cui dispone il drammaturgo musicale, l'operista, in un'opera del Settecento è l'aria col da capo e in alternativa il recitativo, c'è poco da fare. Il dramma non potrà che presentarsi come una sequela, una sequenza di affetti singoli rappresentati in una forma sonora evidentissima e in una sequenza che starà all'acume, all'astuzia del librettista e del compositore di disporre in maniera efficace. La vita dei personaggi sulla scena dovrà organizzarsi per poter essere dipanata in questo caleidoscopio di affetti, di passioni singolarmente rappresentate in altrettante immagini che debbono essere, immagini sonore che debbono essere però abbaglianti e vividissime. In realtà quella camicia di forza, quel martello, che ha sempre la stessa forza, la forma, può battere dei chiodi diversissimi, perché in ciascuna aria io ho la possibilità di introdurre materiale melodico, armonico, timbri strumentali, combinazioni di registri vocali, accorgimenti dinamici, accorgimenti tematici i più diversi. Dunque, in realtà, quel caleidoscopio presenta un set non obbligatorio, ma un set prevedibile di combinazioni possibili, ma queste combinazioni sono anche così numerose da consentirmi una individuazione molto, molto profilata di ciascun dramma per musica. Ora, nell'opera italiana dell'Ottocento siamo in uno stadio decisamente, non dirò più evoluto perché non ci vedo necessariamente una evoluzione o un progresso, ma decisamente diverso. Le forme musicali sono assai più complesse, assai più articolate, ma è evidentissimo che in un sistema di produzione in cui poteva succedere che un compositore di cartello come Gaetano Donizetti componesse quattro melodrammi completi nel giro di un anno, di 12 mesi, noi faremmo fatica a ricopiarle. Lui le doveva inventare di sana pianta, lavorando con librettisti diversi, con cantanti diversi, in teatri diversi. Occorreva che ci fosse una grammatica comune al librettista e al compositore, occorreva che ci fosse un set di aspettative degli operatori e occorreva anche, di riflesso, che ci fosse un set di aspettative dei destinatari che consentisse questi ritmi di produzione e consentisse anche l'efficacia della rappresentazione drammatica. Perché, attenzione, questa convenzione è bilaterale. La solita forma, come la chiama Basevi, vale per chi l'opera la fa e vale per chi l'opera la vede, la gode, la gusta a teatro, nel senso che si tratta di schemi operativi necessari agli autori, necessari al librettista, che deve intendersi col compositore e lo deve fare velocemente, devono poter dialogare di persona, gomito a gomito, se sono lì, per lettera, come spesso succede, per nostra fortuna di storici, così abbiamo delle testimonianze sul loro lavoro che altrimenti non possederemmo, ma si riflettono poi sul pubblico, si riflettono in maniera inconsapevole, in maniera non meditata. Il pubblico non è fatto di musicologi, il pubblico è fatto di melomani, è fatto di cittadini che vanno al teatro per passare la serata, per godersi la musica e lo spettacolo e anche per trarne un insegnamento morale, più o meno morale, più o meno cristiano, più o meno edificante, ma sicuramente morale nell'accezione ampia del termine.
E però questo pubblico è dotato di una esperienza, di un'abitudine d'ascolto che gli rende familiari certi procedimenti. Ora, la stranezza della condizione in cui versa l'opera italiana dell'Ottocento rispetto ad altre forme di produzione musicale dell'epoca, del secolo, sta nel fatto che una teoria formalizzata, una manualistica specifica, non esiste, o esiste in forma discontinua e sparpagliata in varie testimonianze. La locuzione solita forma dei duetti, che è venuta in auge nella musicologia da una trentina d'anni, è tratta dal saggio di Abramo Basevi, Studio sulle opere di Giuseppe Verdi, un saggio analitico, 1859, dove Basevi descrive qual è la solita forma dei duetti. Sono fatti di un tempo d'attacco, di un adagio, talvolta viene chiamato cantabile, da un tempo di mezzo e da una cavaletta. E già queste quattro denominazioni sono molto diverse, molto eterogenee tra di loro. Cavaletta vuol dire cavaletta, non si sa bene da dove venga la parola, ma dal 1798 è documentata e designa la sezione conclusiva di un'aria o di un duetto in un'opera in musica italiana. Adagio è un termine del gergo musicale. Tempo di mezzo è un'indicazione di carattere topografico, è ciò che sta a metà tra l'adagio e la cavaletta. Tempo d'attacco è un'indicazione di carattere topografico e al tempo stesso, di carattere retorico, indica che lì si comincia qualcosa che poi prosegue attraverso queste quattro tappe. Ripeto, il melomane nel loggione o nel palco non si interessa di questi termini, però a furia di sentire duetti che hanno questa forma, sa che a un certo punto arriva un momento di rilassamento, l'adagio, sa che poi succede qualcosa, suona una campana, si sente una suoneria di corni, oppure arriva un messaggero, oppure c'è semplicemente un sussulto morale nell'animo del personaggio che sta cantando, che innesca la cavaletta, che di solito è furibonda, ma certe volte invece non è furibonda, ed è sognante ed è statica. Però, badate bene, questa descrizione Abramo Basevi la dà a proposito di un brano del Rigoletto di cui ci dice, ed è il duettino tra Rigoletto e Sparafucile, di cui ci dice che non ha la solita forma dei duetti. L'unica descrizione completa di questo sistema quadripartito documentato fino ad oggi nella bibliografia, nella letteratura coeva, viene fornita in senso negativo, per indicare un brano che è privo della solita forma. Non ci viene mai detto in positivo per descrivere un esemplare di duetto regolamentare. Viene utilizzato per dirci quel duetto lì non ha questa forma. È sintomatico di un procedimento di carattere artigianale. Il gergo degli artigiani non è, in una società manifatturiera, non è codificato in trattati, in manuali, è posseduto dagli operatori che se lo tramandano per via di bottega, per via di laboratorio. Io sto un tantino estremizzando. Alcune descrizioni di quella che Basevi, constatando nell'assenza nel duettino di Rigoletto e Sparafucile, designa come la solita forma dei duetti, nella letteratura qua e là si trova. In un trattato, per esempio, di Carlo Ritorni, Ammaestramenti alla composizione di ogni poema e di ogni opera appartenente alla musica, 1841,
che però non veniva molto letto, anche perché è scritto in una lingua singolarissima, volutamente arcaizzante. Un duetto comincerà da due strofe pari di quantità, due strofe simmetriche, una per lui e una per lei. Verrà talora dopo l'adagio, in cui si risponderanno perfettamente coi sentimenti e desinenze loro i versi dei due contendenti. Quindi, prima botta e risposta, ed è il tempo d'attacco. Poi l'adagio, in cui c'è corrispondenza perfetta di sentimenti e di desinenze dei versi, si rispondono per le rime i due contendenti. Terrà dietro un dialogo di canto dissimulato a guisa dei recitativi, e qui bisogna saperlo per capire che è il tempo di mezzo, finalmente nella cabaletta si combineranno a cantare assieme forse le stesse parole. È una descrizione arzigogoluta, ma corrisponde a quella di Basevi. Però sono pochissime testimonianze. Nei carteggi tra musicisti e librettisti, nei commenti degli impresari e dei cantanti che esigono una cabaletta diversa o che vogliono un pezzo in più, un pezzo in meno, eccetera, si trovano sparsi riferimenti a questo armamentario, a questa attrezzeria. Ma sono testimonianze sporadiche, mai organizzate in una forma codificata. Ora, perché parlo di questa cosa? Parlo di questa cosa perché fino a una trentina d'anni fa, come dicevo, la considerazione dell'armamentario formale, dell'equipaggiamento di modelli formali del compositore e del librettista italiano dell'Ottocento non era stato tematizzato dagli studiosi. Una posizione centrale ce l'ha Harold Powers, tu l'hai menzionato, in un articolo famoso uscito nel 1987, 30 anni fa esatti, The Uses of Convention and La Solita Forma. È lui che ha rimesso in auge questa sintetica descrizione in negativo di Abramo Basevi, in un articolo che ragiona sull'uso delle convenzioni in Verdi, principalmente in Verdi. La cosa curiosa è che Harold Powers, oltre ad essere uno studioso dell'opera italiana, è stato grandissimo musicologo, è stato uno studioso della modalità nella musica indiana, dunque un etnomusicologo in termini un po' banalizzanti, e della modalità nel canto gregoriano e nella polifonia rinascimentale. Dunque, un musicologo che ha esaminato l'opera in musica non dal di dentro, come hanno sempre fatto, e pur cosa, i critici, i musicologi italiani, ma dal di fuori, avvicinandosi dall'esterno e penetrando dentro un sistema che per lui era, come dire, estraneo, non aveva le caratteristiche della ovvietà che invece il linguaggio di Rossini, di Bellini, di Donizetti, di Verdi, di Puccini aveva, ed era ovvio che fosse così, per Massimo Mila o per Fedele D'Amico o per gli altri grandi critici che noi abbiamo avuto. L'articolo di Powers è stato osannato e criticato. Osannato perché apriva un capitolo che era rimasto fino ad allora opaco, chiuso. Criticato e da alcuni ferocemente contestato perché sembrava che riducesse l'arte di Verdi e in generale del melodramma italiano dell'Ottocento ad una mera tecnica combinatoria. E tra i suoi seguaci qualche studioso che ha ecceduto in questo senso, forse possiamo anche ammettere che c'è stato. Però alla lunga la posizione di Powers è risultata fruttuosa, fertilizzante. Ha consentito, cioè, di ragionare non soltanto sul che cosa, ma anche sul come.
dell'arte teatrale di Verdi e degli altri musicisti, degli altri operisti italiani dell'Ottocento, da Rossini fino a Puccini. Anche qui sto abbreviando di molto, ce ne sono altri nomi che andrebbero citati accanto a quello di Powers, ma non importa in questa sede. Ora, Pestelli lo ha già menzionato, Massimo Mila non considerava, faccio il nome di un autore che tutti abbiamo amato e perfino idolatrato, tutti veniamo da lì, voi venite da lì per fonte diretta, io per lettura assidua e ebdomadaria delle sue critiche sull'Espresso e per la reiterata lettura della sua breve storia della musica. Conservo come un cimeglio una lettera che scrissi 16enne, 17enne, conservo come un cimeglio la lettera che Massimo Mila mi inviò in risposta ad una lettera che io gli inviai a 17 anni. Quindi l'ammirazione per Mila è fuori discussione ed è importante che in questa sede non ci siano equivoci su questo punto. E tuttavia è verissimo che Massimo Mila non ha, credo, deliberatamente, programmaticamente illuminato il versante delle strutture formali in Verdi, se non per mettere in luce l'immenso progresso che osservava tra il giovane Verdi e le opere della estrema maturità. Per Mila l'arte di Verdi si svolge in un percorso ascensionale indiscutibile. E anche Fedele D'Amico, che sicuramente era più curioso di questi fenomeni, anche per Fedele D'Amico la perdita dei concetti e dei termini degli attori, dei primi attori, degli uomini che l'opera dell'Ottocento la facevano, un effetto l'ha avuto. C'è un saggio importante di Fedele D'Amico che esamina le versioni italiane del Gustave Trouat ou le bal masqué, ovvero sia di quel grand opera francese da cui è tratto il ballo in maschera, opere di Mercadante, di Gabussi, ed è un saggio importantissimo perché ha mostrato come il capolavoro verdiano non nascesse su un terreno completamente incolto, completamente vergine, ma nascesse su un terreno recettivo nei confronti delle istanze dell'opera francese, e ne mostrava per contrasto la ineguagliata efficacia e genialità. Ma le sue descrizioni sono stranamente impacciate perché non usa i termini che avrebbero usato Mercadante, Gabussi e Verdi stesso per descrivere, per esempio, il duetto d'amore del secondo atto del ballo in maschera, quel duetto d'amore che a Massimo Mila faceva venire in mente il duetto del Tristano, con alcune ottime ragioni. Ed è un duetto che ha la solita forma: tempo d'attacco, adagio, tempo di mezzo, cabaletta, con una risorgenza del tempo di mezzo nella cabaletta che è particolarmente raffinata e prelibata. Dunque, Powers ha introdotto, ha messo sul tavolo degli attrezzi che si sono rivelati efficaci. L'assorbimento, la maturazione da parte di Paolo Gallarati di questa considerazione è stata al tempo stesso sofferta, meditata e completa. E io di questo sono molto contento, perché ricordo che su quel tale articolo che pubblicammo nel Saggiatore Musicale, intitolato Oltre la solita forma, morfologia ed ermeneutica nella critica verdiana, 2009, ci siamo lungamente intrattenuti una mattina nella hall di un albergo di Torino, discutendo vivacemente sull'apporto positivo che da questa prospettiva derivava. Ora, nel suo libro, nel libro Verdi ritrovato, una parte del ritrovamento di Verdi deriva proprio dalla straordinaria sottigliezza con cui Gallarati utilizza questi strumenti. Insiste,
molto e ripetutamente sul rapporto tra forma chiusa e forma aperta, tra forme cioè più compatte e più, tra virgolette, normali, e forme che presentano vuoi delle anomalie o vuoi più semplicemente degli ampliamenti, delle manipolazioni, delle programmate, deliberate deformazioni. Riflette e ragiona alla luce del contesto drammatico sulla applicazione di questi modelli formali più chiusi e più convenzionali e di quelli più aperti. Ogni tanto rispunta l'idea, a mio giudizio degna di essere discussa, che lo scarto dalla norma da parte del compositore rappresenti in sé un indizio di originalità. Non è detto. La norma non è qualcosa che necessariamente vada violata o vada derogata. La norma stabilisce un limite, su quel limite si gioca. Quando il limite serve, quando l'osservanza del limite serve perfettamente a rappresentare ciò che si intende rappresentare, non c'è motivo. Se per ottenere un determinato effetto giova incrinare quel limite, lo si fa. Nel famoso duetto tra Violetta e Germont, Paolo Gallarati osserva sagacemente che le frasi di Germont tendono di più verso la forma chiusa, quelle di Violetta tendono, non vorrò dire ad una certa deboscia formale, se no ricadiamo nel discorso moralistico che facevi un momento fa, ma hanno un maggiore grado di elasticità o di flessibilità. È senz'altro vero, è senz'altro vero. Da lì a concluderne che in questo modo Verdi intenda rappresentare la grettezza di Germont, c'è un passo che però non è indispensabile compiere. È ovvio che Germont ha la parte dell'antagonista gretto, in un certo senso è pagato per quello nel contesto di questo dramma, è ovvio che debba essere così, ma non è detto che abbia soltanto una valenza negativa. Ci ritorno tra un attimo. Il duetto di Violetta con Germont è uno degli esempi che Harold Powers ha esaminato nell'articolo del 1987. Lo ha esaminato perché è un duetto che all'apparenza non rispetta la solita forma dei quattro tempi, tempo d'attacco, adagio, tempo di mezzo e cabaletta. In apparenza non la rispetta e forse neppure nella realtà non la rispetta, perché ci sono svariati conati tentativi di imboccare un adagio, un cantabile. Tentativi che però, dopo alcune battute, si interrompono. Possono anche essere molte battute, 16 battute, 32 battute, ma soltanto al quarto tentativo, in tedesco si direbbe Anlauf, la quarta rincorsa, davvero abbiamo un adagio a due voci pienamente sviluppato. Dove sta la differenza? Sta nel fatto che i primi tre tentativi non sviluppano, dopo la loro prima sezione, una grande frase di 16 battute, non sviluppano una coda con abbondante ripetizione di parole. Mentre al quarto tentativo, questa coda, con abbondante ripetizione di parole, finalmente c'è. Le ripetizioni di parola nel teatro d'opera vengono considerati uno degli aspetti potenzialmente deteriori. Non è assolutamente così, possono essere stucchevoli, non c'è dubbio, certe volte lo sono, per esempio nella cavaletta di
Germont alla fine del secondo atto sono abbastanza, alla fine del primo quadro del secondo atto sono piuttosto stucchevoli, ma non è detto che sia necessariamente così. Le ripetizioni di parola che corrispondono a frasi musicali di carattere espansivo e conclusivo sono quella zavorra formale che conferisce a quella sezione il giusto peso, il peso che deve avere. Zavorra, come convenzione, è una di quelle parole che godono di cattiva stampa. Provate ad andare in barca senza zavorra se il mare si agita. La zavorra ci vuole. La zavorra, nella forma musicale verdiana, o di Donizetti, o di Bellini, o di Rossini, è data da queste ripetizioni di parole che non aggiungono nulla al discorso verbale, sono appunto soltanto reiterazioni, ma aggiungono peso, densità, stabilità a quella determinata sezione. Ora, nel duetto di Germont con Violetta succede esattamente questo. Soltanto al quarto tentativo si arriva ad un adagio in piena regola. E poi la cabaletta avrà anch'essa la sua zavorra di ripetizioni, di reiterazioni di parole alla fine del brano. Un altro fattore importante è mettere o non mettere un piccolo preludio strumentale. Spessissimo Verdi ne fa a meno, qualche volta lo mette. È una decisione di carattere formale che dà un diverso peso, un diverso sbalzo. È come una piccola cornice, una filettatura che dà un rilievo maggiore o attutisce invece il profilo di quel brano. Fatto sta che quando a metà di quel lungo duetto, che è un tremendo negoziato, se la vogliamo mettere in termini materialistici anziché cristiani, dovremmo dire che il vero problema di Violetta è il lucro cessante instauratosi nel momento in cui ha abbandonato la sua professione per vivere onestamente con Alfredo. E adesso a quel problema economico si aggiunge un terrificante problema di accettabilità sociale con questo signore che arriva a reclamare la onorabilità di una figlia pura siccome un angelo. Quel negoziato durissimo, feroce, tra due antagonisti poderosi, culmina nell'adagio vero e proprio, al quarto tentativo, dite alla giovane, si casta e pura, che segna una sconfitta negoziale da parte di Violetta, che è nel contempo una vittoria morale, di fronte alla quale Germont si inchina. Germont diventerà per finire un sostenitore, simpatizzante di Violetta, quando nel secondo quadro del secondo atto suo figlio, quello scapestrato di Alfredo, le getta una mazzetta di soldi dicendo pagata io l'ho, Germont sta dalla parte di Violetta. Germont è presente nel momento in cui Violetta muore e pronuncia le ultime parole, o dolor. Germont si è schierato al fianco di Violetta. Questo è avvenuto nel duetto del secondo atto. Ed è stato un duetto così feroce, così sanguinoso, che sono occorsi ben quattro tentativi per arrivare a quel cantabile, a quell'adagio, in cui si risponderanno perfettamente coi sentimenti e desinenze loro i versi dei due contendenti. Quindi l'utilità della convenzione, una convenzione che il melomane intuisce, anche se non è in grado di descriverla, l'utilità della convenzione è per l'appunto questo, l'utilità e la bellezza della convenzione consente di costruire un duetto che è un negoziato davvero rapinoso e rovinoso. Qualche anno dopo, 10 anni dopo scarsi, Verdi fa di nuovo un duetto del genere nella Forza del Destino, al secondo atto, tra Leonora e il padre guardiano. Il padre guardiano non è gretto come Germont, Leonora non è una cortigiana,
Ma certo, Leonora ha da cercare riparo in un ambiente, in un contesto che la redima, si è gravata di una colpa angosciosa. E il padre guardiano deve usare tutte le cautele del mondo per accogliere questa ragazza che gli piomba nel convento nottetempo in fuga, dopo un misfatto così grave come il tentativo di fuga e la morte del marchese di Calatrava. Anche in questo duetto Verdi gioca sostanzialmente lo stesso gioco. Attacca per 4 volte, se non sbaglio il conto, il cantabile e finalmente alla 4ª volta i due si sono sintonizzati, diremmo in termini odierni, si sono intonizzati e finalmente fanno un cantabile in piena regola e poi di lì a un po' fanno una cabaletta in piena regola. Per arrivare a quel punto, a quella convergenza, è stato necessario dilazionare e potenziare il processo. C'è un'altra acquisizione della critica che è penetrata in maniera feconda e fertile nel libro di Paolo Gallaratti e proviene da un autore che stranamente tu non citi mai nominalmente, ma che citi a man bassa nel tuo testo, ed è Karl Dahlhaus, che nel 1983, cito a memoria, pubblicò un articolo sulle Zeitstrukturen in der Oper, strutture temporali nel teatro d'opera, che poi è uscito in traduzione italiana in un'antologia critica curata da me nell'86 e poi di nuovo nella sua drammaturgia dell'opera italiana dell'88, quindi anche qui siamo una trentina di anni fa. Qual è il punto della tesi di Dahlhaus? Il tempo in un dramma per musica, in un melodramma, non scorre in maniera uniforme come in una tragedia di Racine o in una commedia di Goldoni. Il tempo procede con andamento rapsodico, con precipitose accelerazioni e lunghi indugi e arresti. Nel teatro d'opera abbiamo delle ellissi formidabili al limite dell'incomprensibilità e dei momenti di estatica sospensione dello scorrimento del tempo. Ora, uno dei temi che tu dibatti frequentemente è proprio quello del gioco abilissimo in Verdi tra il tempo della rappresentazione, il tempo che ci si mette a rappresentare gli eventi e il tempo che viene effettivamente rappresentato, con questi arresti e queste sospensioni nello scorrimento del tempo, di cui per esempio le zavorre delle code sono il fattore più palese. In questo senso, anche in questo senso, mi sento di dire che c'è stato un assorbimento estremamente efficace nell'armamentario critico utilizzato, mobilitato da Paolo Gallaratti, ma poi c'è qualcosa che soltanto lui può produrre in maniera così squisita e così raffinata, ed è una scrittura davvero eletta. Questo vale ovviamente anche per Verdi. Non basta utilizzare gli schemi operativi in maniera astuta per ottenere dei grandi risultati teatrali, occorre che ci sia una qualità di espressione musicale sopraffina in un confronto puramente ottativo. In un libro di critica non basta che ci sia l'osservanza e l'utilizzazione degli strumenti critici disponibili, occorre poi anche che ci sia una stoffa della scrittura e del pensiero che qui davvero si presenta in forma illuminante e appagante per il lettore. Un libro molto, molto
bello e remunerativo, intellettualmente remunerativo per il lettore. Io non aggiungerei molto altro, posso concludere con una lepidezza, ma la prendo a prestito da Giorgio Pestelli, il quale tanti anni fa in un suo articolo su Rovani ha estratto dalle note azzurre di Carlo Dossi un bellissimo detto di Rovani, di Giuseppe Rovani, a proposito delle cabalette, la discussione, il dibattito sull'uso deteriore delle cabalette. Ci sono frasi note, arcinote di Verdi, il quale anche da vecchio, perfino nel 1880, dice le cabalette, io non ho tanto orrore delle cabalette, se domani nascesse un giovane che ne sapesse fare qualcuna del valore, per esempio, del meco tu vieni o misera, cita Bellini la straniera, oppure a perché non posso odiarti, cita la sonnambula, non cita le proprie cabalette, andrei a sentirla con tanto di cuore e rinuncerei a tutti gli arzigogoli armonici, a tutte le leziosaggini delle nostre sapienti orchestrazioni. Ebbene, su questo dibattito, cabalette sì, cabalette no, Rovani sarebbe uscito in questa battuta fulminante. Dice Carlo Dossi, si vantavano i progressi della scienza musicale moderna, la quale ha, per esempio, abolito la cabaletta. Certamente, diceva, le più se facile a fala no che a fala. E Verdi le sapeva fare benissimo quando le voleva fare. E siamo grati a Giorgio Pestelli per aver fatto riemergere questo detto aureo di un uomo intelligente, che però amava soprattutto Rossini e non tanto Verdi. Al che riaggancio l'auspicio che prossimamente Paolo Gallarati ci dia un libro analogo su Rossini, di cui è un noto e riconosciuto cultore ed intenditore. Grazie Lorenzo per le tue parole, non solo per le tue parole, ma anche perché ricordo quanto siano state feconde le discussioni che abbiamo fatto su questo problema della solita forma, che ha dato poi adito a quel saggio che mi è servito moltissimo per chiarire questo problema e per utilizzare questi strumenti della solita forma non tanto per spiegare l'originalità di Verdi, quanto per comprendere la sua capacità di caratterizzare in modo specifico personaggi e situazioni. Leggendo queste opere, penso di non essere caduto nel tranello di valutare di più i pezzi che esulano dalla solita forma rispetto a quelli che invece ci sono perfettamente dentro. Penso, non so, alle arie, alla prima aria di Leonora nel Trovatore, all'aria stessa di Manrico nel Trovatore, quella che ha poi la cabaletta di quella pira, penso all'aria di Violetta alla fine del primo atto, all'aria del Duca di Mantova all'inizio del secondo atto del Rigoletto, tutti brani che sono perfettamente rispettosi della solita forma. Certo che quando Verdi poi si esce da queste convenzioni, la sua genialità colpisce per la fantasia con cui manipola queste forme e le allarga, le frantuma, le corrode, le presenta in un modo sempre vario. Ma questo non vuol dire che i pezzi in solita forma non siano significativi. Lui adottava la forma canonica di scena, cantabile, tempo di mezzo e cabaletta quando gli serviva per rendere la determinata situazione. E questo rapporto tra lo schema formale e l'esigenza drammatica è ciò che veramente caratterizza Verdi rispetto agli altri compositori, perché i compositori precedenti
e i librettisti precedenti usavano queste solite forme, un po' come degli stampini da placcare sul contenuto drammatico, perché così voleva la convenzione. Verdi stesso, nella sua prima fase, per esempio in Ernani, usa la solita forma per presentare i personaggi, le arie di sortita di Ernani, di Elvire, di Silva. Tant'è vero che questi testi di quelle arie escono dalla fonte di Victor Hugo, non rispettano, introducono delle parole nuove, introducono una situazione diversa per poter dare ai personaggi queste forme convenzionali che il pubblico si attendeva. In Rigoletto questo non c'è più. Si libera completamente da questa schiavitù, usa una sola volta la solita forma nell'aria del Duca, perché gli serve in quella situazione lì, altrove non la usa più. Nel Trovatore lo usa di più, nella Traviata la usa ancora un certo numero, ma sempre in funzione dell'esigenza drammatica. Quindi questo schema, che potrebbe essere uno schema così aridamente tassonomico, in realtà è uno strumento molto utile per verificare l'idea drammaturgica che Verdi aveva di volta in volta e che applicava in rapporto alle situazioni e ai suoi personaggi. Certo, si può cadere un po' nell'aridità della descrizione esteriore di queste forme, ma se usato in modo, che tiene sempre presente la realtà estetica del brano, cioè la sua vitalità artistica, è uno strumento molto utile che gli studi degli ultimi 30 anni hanno messo a disposizione degli studiosi. Va bene, grazie. Allora, come abbiamo visto, come era proposto da questo incontro, ecco, il libro di Paolo Gallarati non è soltanto un bellissimo libro che ci dà tante, che ci fa rivivere queste tre opere, proprio sembra di essere a teatro, ma è lo stimolo, lo spunto per andare avanti, ecco, per aprire nuovi orizzonti. Gerard ci parlava di uno studio organizzato, sistematico delle fonti della recezione in Italia nell'Ottocento, che certamente per chi insegni nell'università può fare tesoro affidando delle ricerche a giovani laureandi, e il problema della forma che ci ha trattato Lorenzo Bianconi, utile, con i suoi vantaggi che può dare, problemi metrici di traduzione, abbiamo sentito con Vittorio Coletti, insomma sono vari aspetti che sono venuti fuori, ce ne sarebbero tanti altri, ma insomma già questo, dal livello che abbiamo delle relazioni che sono state fatte, abbiamo avuto la misura, ecco, dell'importanza del volume, quindi lo ringraziamo ancora di questo e ringraziamo gli ascoltatori, i relatori e tutti voi che avete partecipato. Grazie mille.